Cosa aveva detto Selvaggia Lucarelli su Chiara Ferragni e l'ex manager Fabio Maria D'Amato? La giornalista oggi lo ribadisce. Selvaggia Lucarelli, come sappiamo, ha scritto un libro sull'ascesa e sulla caduta dell'impero di Chiara Ferragni. Fra le pagine c'è anche una previsione su Fabio Maria D'Amato. Cosa aveva detto la giornalista? Negli ultimi giorni è stata resa nota la notizia dell'addio di Fabio Maria D'Amato dall'entourage di Chiara Ferragni. Lui non sarà più il manager dell'influencer di Cremona e tramite Instagram ha spiegato che il motivo non sarebbe un percorso di rinnovamento aziendale, come dichiarato dalle aziende dell'imprenditrice digitale. L'ex manager di Chiara, infatti, ha voluto chiarire che la scelta di abbandonare il progetto Ferragni è stata solamente sua e sarebbe arrivata lo scorso febbraio, dopo attente riflessioni. E come ricordiamo, dopo il Pandoro Gate portato alla luce proprio da Selvaggia Lucarelli nella sua inchiesta sullo scandalo Balocco. Nel libro della giornalista, proprio lei, intervistando due ex dipendenti dell'influencer, aveva fatto la previsione circa l'addio di Fabio Maria D'Amato e in effetti, fino a oggi, le profezie della Lucarelli si sono rivelate tutte corrette. Ma cosa ha scritto nel vaso di Pandoro? I dettagli a seguire. L'addio di Fabio Maria D'Amato a Chiara Ferragni. Come abbiamo detto, Fabio Maria D'Amato ha voluto chiarire la sua posizione circa l'addio professionale a Chiara Ferragni. Al momento lui risulta ufficialmente fuori dall'entourage dell'imprenditrice digitale. Di recente, sia ANSA che Il Messaggero hanno fatto luce su chi sostituirà l'ex manager dell'influencer. Ecco cosa riportano i due portali. Secondo indiscrezioni, al posto di D'Amato nelle società di Chiara Ferragni andrebbero Lorenzo Castelli, top manager, esperto di amministrazione e controllo di 33 anni, e Alessandro Marino, consulente noto nel mondo della moda. Di seguito tutte le storie di D'Amato in merito al suo allontanamento dalle aziende di Chiara. La profezia di Selvaggia Lucarelli. Selvaggia Lucarelli, intervistando un ex dipendente di Chiara Ferragni, nel suo libro scrive: Fabio in pochi mesi si conquista la fiducia di Chiara e passa da quel ruolo che non saprei definire a general manager di Fenice e TBS Crew. Fa licenziare alcune persone, anche dipendenti storici. Repulisti totale. Poi alla fine se ne va via anche il dottor Marina, prima ancora che D'Amato dichiarasse pubblicamente di essere fuori dall'entourage dell'influencer. Selvaggia nel libro riportava queste parole dell'ex dipendente di Chiara. Da tempo si dice che a inizio estate potrebbe lasciare l'azienda, si parla anche di una possibile liquidazione molto generosa. Fatto sta che ora Chiara Ferragni sta dando piena fiducia a Rachele Perico, l'avvocata che cura i suoi diritti di immagine. Nelle ultime ore, poi, Selvaggia Lucarelli ha detto la sua sulle dichiarazioni Fabio Maria D'Amato dopo l'addio professionale dalle aziende della ex di Fedez. Molta amarezza e nessuna intenzione di accollarsi le colpe di tutti. Ci sta, ma sulle sue spero abbia modo di riflettere un bel po', fermo restando che ora abbiamo un'idea più chiara del deserto di idee e di creatività in cui si muoveva.